Andiamo avanti con la terapia. Il governo Monti, dal giorno del suo insediamento, comunica i cambiamenti di tipo economico e finanziario apportati alle leggi italiane per far sì che il nostro paese non soccomba a questa crisi economica. Ma il linguaggio dei tecnici e degli economisti spesso sfugge alla comprensione di chi non si occupa nella propria vita di materie economiche. Andiamo quindi a fare chiarezza con il tributarista Gianluca Timpone. Bentornato e buona comunicazione! Buona comunicazione a tutti! La pratica dell'affitto in nero nelle grandi città è da tempo molto diffusa, soprattutto a carico di studenti fuori sede. Come un affittuario in nero può far valere i propri diritti? L'introduzione della cosiddetta cedolare secca, che consiste nel pagare le imposte rinvenienti dei proventi dell'affitto di un'unità immobiliare, è possibile far valere il diritto dell'affittuario qualora il proprietario non stipuli o quantomeno non registri il relativo contratto di locazione, ossia è data la facoltà all'affittuario di registrare in proprio il contratto di fitto e ottenere dei benefici che si aggirano ad un abbattimento del canone locatizio che può arrivare addirittura al 70% dell'importo ivi pattuito. E quindi chiaramente questo comporta un consistente risparmio in relazione a quello che è il canone stabilito dall'affittuario. Monti ha ipotizzato l'utilizzo delle risorse provenienti dalla lotta all'evasione fiscale per ridurre le tasse. Uno scenario possibile nel breve termine? Sì. Chiaramente bisogna prima di tutto quantificare le risorse rinvenienti dalla lotta all'evasione fiscale. Ad oggi chiaramente si tratta di cifre ipotetiche, si ipotizza sostanzialmente che annualmente potranno essere recuperati dai 13 ai 15 miliardi di euro. Se così fosse, realmente c'è la reale possibilità di poter procedere ad una riduzione di quella che è la pressione fiscale. Attualmente l'Italia presenta una pressione fiscale che è la più alta d'Europa, addirittura sforiamo il 50%. Ciò significa che se un imprenditore guadagna 10.000 euro o 20.000 euro, la metà sarà destinata esclusivamente al pagamento delle imposte. Per cui un'inversione di rotta andrà sicuramente fatta, onde evitare che gran parte di ciò che dovrebbe essere dichiarato non venga fatto e quindi per evitare di ridurre quella che è l'evasione presente tutt'oggi in Italia. L'IMU, l'imposta municipale unica inserita dal governo Monti, verrà pagata a giugno e a dicembre anche sulla prima casa. Quanto inciderà questa nuova tassa sui bilanci familiari e quanto potrebbe incidere sui prezzi degli affitti? Inciderà tantissimo sull'economia dei singoli proprietari di casa, questo perché la base di riferimento sulla quale noi andremo a determinare l'imposta sarà rivalutata del 60%. Attualmente le aliquote base sono del 4 per 1000 e del 7,6 per 1000 per ciò che riguarda fabbricati diversi rispetto alla prima casa. È data poi facoltà ai singoli comuni di aumentare di 2 punti l'aliquota base per ciò che concerne la prima casa e di 3 punti, ossia portare dall'aliquota del 7,6 per 1000 al 10,6 per 1000 per ciò che riguarda tutti gli altri fabbricati. È chiaro che l'entrata principale dei comuni è rappresentata esclusivamente dall'IMU, ossia attraverso l'incasso dell'IMU potranno essere pagate tutte quelle che sono le spese correnti sostenute dai comuni, per cui è molto molto difficile che il comune provvederà ad una riduzione dell'aliquota base, perché questo è anche previsto, nel senso che loro possono sì aumentare l'aliquota base ma potrebbero addirittura diminuirlo. Questo chiaramente è un'ipotesi alquanto improbabile, considerando che i trasferimenti a favore dei comuni da parte chiaramente delle regioni in primis e dello Stato poi è stato decisamente ridotto all'umicidio. Già. Grazie al tributarista Gianluca Timpone e buona comunicazione. Buona comunicazione. Oh, soldi, 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 tocca sana di questa quotidiana battaglia della grana per